Ancora un riconoscimento per l'Istituto Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore. Il team del progetto Smart School for Healthier Classroom ha presentato il prototipo all'undicesima edizione del Neapolis Innovation Technology Day, che si è tenuto presso la sede della ST Microelectronics di Napoli. Si tratta di un appuntamento annuale durante il quale Neapolis Innovation crea un momento di incontro tra imprese, start-up, studenti e docenti universitari, oltre che alcuni istituti superiori. Scopo del Technology Day è inoltre quello di alimentare lo scambio di conoscenze nel territorio delle tematiche innovative. Lo scambio energetico è fatto in rame e ci permette di avere un risparmio energetico perché il primo flusso riscalderà il secondo. Ogni aula ha un proprio data logger dove vengono caricati tutti i dati dei sensori e visualizzati attraverso il display, come in questo caso, dove c'è la data del giorno, il PM10, il CO2 e lo stato della finestra, che in questo caso è aperta. Così dovrebbe essere il campo. Sì, tutte le aule sono collegate ad un sistema centrale attraverso le infrastrutture di rete della scuola e tutti i dati rilevati dai sensori vengono caricati su un database messo sul cloud. Inoltre al sistema centrale è collegata una stazione meteo che ci permette di una stazione meteo che ci permette di capire che cosa fare per effettuare il ricambio dell'aria, quindi se aprire porte e finestre o se attivare tutta la. Scopo del Technology Day è inoltre quello di alimentare lo scambio di conoscenze nel territorio su tematiche innovative. Tra i vari progetti presentati all'evento, il sistema proprio SSHC, che ha vinto il premio Neapolis Innovation. La mattina del 17 dicembre, i ragazzi dell'Istituto Guglielmo Marconi presenteranno anche alla comunità locale i vari progetti innovativi sviluppati e quelli in cantiere.